Diversi anni fa lessi sul web una recensione su Quake 2. L'autore, per esprimere la qualità del gioco, scriveva nel commento finale: autolimitato. La perfezione non esiste, ma Quake 2 la rasenta. Voto 98%. A distanza di tanti anni reputo particolarmente significativo questo commento. Pensiamoci un attimo, perché non può esistere un videogioco perfetto? Nel video di oggi analizzerò le 10 caratteristiche che, a mio parere, deve possedere un videogioco per ricevere 100% in una recensione, per non essere vicino alla perfezione, ma per raggiungerla completamente. La prima caratteristica è che deve essere potenzialmente infinito, come Tetris, per intenderci. Troppo spesso si giocano campagne single player della durata di 8-9 ore, se non di meno. È un peccato spendere 50 euro per poche ore di campagna. Se compro un gioco, io voglio innanzitutto che sia infinito, cioè che possa giocarci quanto voglio. La seconda caratteristica è che deve avere un gameplay immediato. Come Super Mario, la sagra dell'idraulico è un esempio perfetto di come uno stesso videogioco possa piacere a bambini e adulti, senza tradire le sue meccaniche e la sua giocabilità. Ci sono videogiochi così complessi che pur con le informazioni a schermo non si capisce né cosa si deve fare, né tantomeno come bisogna farlo. Il videogioco perfetto poi deve contare su un protagonista carismatico. Un esempio calzante è Ezio Auditore. L'importanza del protagonista è ovvia, serve un personaggio in cui il giocatore si identifichi o comunque che reputi lui per primo un eroe. Quindi prenda gusto a seguire la storia del gioco anche in virtù del personaggio giocato. Un'altra caratteristica è che il gioco deve vantare una grande atmosfera. Questo include anche una grafica piacevole e una grandiosa colonna sonora. Come la saga di Mass Effect, per capirci. Nei tre titoli BioWare, già solo l'atmosfera vale da solo il prezzo del biglietto. Per quanto riguarda la grafica, penso non ci sia niente da aggiungere. La colonna sonora è ovvio, talvolta la differenza tra un gioco bello ed uno meno orabile la fa proprio la colonna sonora, che evidenzia alcuni passaggi e rende epici i momenti che devono essere ritenuti tali. La scarsezza di una colonna sonora spesso decapita un gioco potenzialmente eccellente. La quinta caratteristica che deve avere il videogioco perfetto è un background intrigante. Sono esempi la saga di Final Fantasy e quella di Elder Scrolls, quindi Morrowind, Oblivion, Skyrim. Per avere un'idea di quanto possa essere importante un background, basta pensare alle software house che acquisiscono le licenze per sfruttare l'ambientazione di Batman, di Star Wars, del Signore degli Anelli. Avere un background valido alle spalle aiuta ad avere dei capisaldi su cui strutturare la trama, le ambientazioni, i personaggi. Il videogioco da 100% poi deve avere un ottimo multiplayer. Per ottimo non intendo solo divertente, deve essere altamente competitivo, equilibrato e bilanciato. Facile da capire, ma difficile da padroneggiare, questo per permettere un gioco a diversi livelli, dai neofiti, agli esperti, ai professionisti. Un esempio perfetto è StarCraft 2, ma anche League of Legends, Counter-Strike, Tekken. Il multiplayer competitivo ad alto livello consente poi il passaggio a eSport, status che un videogioco perfetto deve necessariamente avere. La settima caratteristica è che deve essere moderatamente innovativo. Questo significa che non deve essere né troppo innovativo, per non spiazzare i videogiocatori, né troppo poco, per non dare quella insipida sensazione di déjà vu, che spesso rovina alcuni titoli. Heavy Rain è un esempio di gioco moderatamente innovativo, cioè presenta alcune meccaniche nuove che stupiscono il giocatore ma non lo spiazzano. Il videogioco perfetto deve avere poi una trama coinvolgente e soprattutto deve essere unico e autoconclusivo. Cioè, troppo spesso si vedono software house che, una volta trovato un capitolo di successo, ne fanno uscire diversi seguiti, senza mai mettere fine alla trama. Assassin's Creed 2 è un bel gioco, certo, ma è spezzato in tre parti. È una trovata commerciale di pessimo gusto, cioè obbliga gli amanti della serie a comprare un gioco al prezzo di 3. Grim Fandango della LucasArts è invece l'esempio da seguire, ritenuto una delle più belle avventure grafiche in 3D e ancora oggi unico. La nona caratteristica è che deve essere moddabile e virale. Un esempio calzante è Minecraft, cioè la struttura del gioco deve essere fatta in maniera tale che possa essere modificata facilmente dai fan. Il successo di Minecraft è sicuramente dovuto alle diverse mod che arricchiscono il gioco e lo forniscono di nuova linfa, nonché al proliferare virale dei video su YouTube. La decima e ultima caratteristica che deve avere un videogioco perfetto è che deve essere, tenetevi forte, gratuito. Non ho trovato un esempio nei videogiochi, ma credo che possa essere appropriato lo stesso. Google è gratis, ma anche YouTube o Facebook. Questo per farvi capire che, almeno a mio parere,
non necessariamente le opere grandiose devono essere a pagamento. Tutto questo ovviamente rende il videogioco perfetto un'utopia, almeno per i miei canoni. Queste 10 che ho analizzato sono le caratteristiche che deve avere il videogioco perfetto secondo i miei gusti, ma adesso vi chiedo, quali sono secondo voi? Scrivetecelo nei commenti, magari dicendo il perché e fornendo qualche esempio per rendere meglio l'idea. Nel frattempo ricordate di mettere pollice su al video, iscrivervi a Gimba Network e perché no, condividere su Facebook questo video taggando magari quel vostro amico davvero incontentabile in fatto di videogiochi. Un saluto a tutti da Dado Bugs e grazie per l'attenzione.